Siamo di nuovo all'ospedale Perinei, il dottoressa Mangiatordi, il dottor Papapicco. Il direttore Montanaro aveva promesso tempi brevi, così brevi non sono stati? Sì, noi abbiamo presentato le nostre controdeduzioni come ci era stato chiesto nell'incontro di martedì scorso, le abbiamo presentate nella mattinata di giovedì. A oggi, siamo quasi ad una settimana, non abbiamo avuto ancora, o meglio, fino a pochi minuti fa non avevamo ancora una risposta. E infatti catene alla mano, siamo qui, ma nel frattempo vi ha chiamato il direttore Montanaro, che è successo? Sì, per noi la tregua era finita, c'è stata questa pausa di riflessione, ci è arrivata urgentemente una telefonata, il direttore generale ha garantito questa vicenda, sempre seguendo i canali istituzionali, che abbia una risposta al più presto. Noi abbiamo chiesto un termine che lui stesso ci ha riferito, entro fine agosto avremo appunto risposta. Ha preso un impegno nei vostri confronti, nei confronti dei cittadini? Sì, questo impegno era un impegno già insomma dalla settimana scorsa, ma per quanto ci riguarda noi avevamo l'esigenza, anche in subordine a tutto quello che è successo poi anche dal punto di vista mediatico, di capire come stessero le cose, quindi una risposta definitiva, qualsiasi essa fosse, sarebbe stata utile per poter cercare di capire anche gli ulteriori sviluppi di questa vicenda. Per cui apriamo, cioè, questa apertura di credito sicuramente nei confronti del direttore generale per portare avanti il discorso e vediamo un pochettino com'è. Quindi al momento rientriamo di nuovo in tregua nelle more di sapere l'esito della commissione disciplinare.